qualità del... Nei giorni scorsi gli affondi del sindaco Roberti, la regione si dia una mossa, negli ultimi 10 anni non si è fatto nulla, e del presidente del comitato San Timoteo Felice, quello che sta facendo ora l'Abruzzo, potevamo farlo noi molto prima, avevamo gli ospedali ma non li abbiamo potenziati. Oggi le critiche dell'ex governatore commissario Iorio. Quale futuro per la sanità molisana, in particolare per il San Timoteo, che serve un territorio vasto e popoloso e che, se potenziato, avrebbe potuto fungere da punto di riferimento anche per le regioni limitrofe? Tirato per la giacca, il presidente della regione, commissario ad acta Donato Toma, annuncia risorse per il nosocomio basso molisano. Segnale sull'ospedale San Timoteo l'abbiamo dato e ne daremo altri. Il principale segnale sul San Timoteo è l'investimento di 14 milioni di euro che stiamo per programmare e per rafforzare, per rendere l'ospedale di San Timoteo più sicuro e sostenibile. Io chiedo fiducia ai cittadini di Termoli, ai cittadini molisani, di non ascoltare i corvi che sorvolano queste notizie e che le diffondono. Termoli è un ospedale che nell'ambito della sanità molisana per noi è fondamentale, è importantissimo. Dobbiamo però programmare nella maniera giusta. E promette che il problema emodinamica, reparto aperto a singhiozzo anche a febbraio, verrà risolto con il personale che l'ASREM sta reclutando. Questo non dipende dalla volontà di non rafforzare il reparto, questo dipende dal fatto che non abbiamo disponibilità sufficienti di medici, emodinamisti in particolare. Stiamo facendo i concorsi, l'ASREM sta facendo i concorsi a tempo indeterminato e io penso che nel tempo questa insufficienza di emodinamismi verrà colmata. San Timoteo, che a breve dovrà sostituire il dottore Nicola Rocchia, neoprimario del pronto soccorso del Cardarelli. Guardi, quel concorso a cui ha partecipato l'eccellente Nicola Rocchio ha mostrato che ci sono altre professionalità, anche molisane, molto preparate in materia di pronto soccorso, e non è detto che non abbiamo risolto anche il problema, che ancora non c'è, ma che ci potrebbe essere, del pronto soccorso di Termoli.